Eccoci qua. Eccoci qua, ciao a tutti. Oggi abbiamo deciso di andare a Cima Crot. Sì. Ci siamo fermati a parcheggiare al Passo Staulanza e adesso sulla sinistra del rifugio, sì, Staulanza, vedete? Esatto. Andiamo a Cima Crot. Credo che ce la faremo in 1:20. No. Ma oggi c'è anche la neve. Eh sì, la prima nevicata. Esatto, speriamo. La prima nevicata. Di vedere dei bei paesaggi comunque. Innevati e ve li facciamo vedere. Proviamo, dai. Comunque fa un freddo porco. Sì, veramente. È la vista del Civetta. Che meraviglia. Con la prima neve. Cosa dici? Imbacuccato. Sì, eh? Come noi. Sì. Qua con berretto e guanti. Oggi è una giornata freschina, insomma. Si era partiti in maniche corte, ma fortuna che in zaino si aveva qualcosa per... più di qualcosa. Sì, più. Comunque, ragazzi, basta si vede gli alberi come si muovono. Oggi è una giornatina da escursione, dai, quando che è fresco così. Tra poco arriviamo a Forcella Peccol e casomai facciamo un break. Dai, ce la facciamo, sì. Sì. Dai. La prima neve anche. Bellissima. Bellissima. Allora, siamo quasi in Forcella. Forcella Peccol. E vedete che il Civetta si è aperto. Si è aperto. Dietro ci sono dei nuvoloni che non promettono bene. Sì, però dai,
siamo ottimisti, vero noi? Finché c'è vento, c'è speranza, esserci. Finché c'è vento c'è speranza che si apre, che si apre. Il problema è quando cala, che non si sa cosa fa. Cazzo, questa è la forcella dei Agusei. Agusei 1986. Manca solo mezz'ora, sembra. Sì. Vedete i cartelli lì, così non mi fido mica. Cioè, li hanno fatti quelli che hanno 20 anni. Porca puttana, atletici che anche. Corrono. Che corrono. E pensare che siamo partiti quasi con le maniche corte. Cioè, qua si trova anche i pedalotti del ghiaccio. E siamo quasi in forcella. Siamo in forcella, vista del pelmo. E la civetta di qua. E siamo arrivati in forcella. Siamo arrivati alla forcella e adesso vedete il pelmo dalla parte posteriore. Sì, esatto. La settimana scorsa lo abbiamo mostrato dall'altra. Sì. C'erano pelmo e pelmetto. Stavolta il pelmetto è lì dietro. Esatto. E questa è la facciata posteriore del pelmo. Sì. C'è una vista incredibile. Sì, veramente. E noi dobbiamo andare qui su. Insomma, sembra sempre facile vederla quando la fanno vedere gli altri. Poi è proprio tutta in piedi. Però dai, proviamo. Il sole si sta aprendo. Guardate. Un po' sbiadio comunque. Guarda, fa poco po'. E vediamo la croce e siamo sopra. C'è un buco, Dio. Cazzo. Ed eccola qui la cima. Abbiamo il libro della vetta, certamente l'aria che tira qua sopra, Quanti anni era che non vedevo una vita così? Una vita? Di qua si vede anche il Pizzo, la marmolada. Di solito viene riconosciuta la marmolada perché è l'unica innevata in questa stagione, ma oggi è un caso eccezionale.
caso eccezionale. Sai che l'ho scritto? Cosa hai scritto? Cosa hai scritto? Eh beh, giusto, siamo arrivati. Siamo raggiunti. Oh, ti porta via il vento. Ti porta. Zitte? Sì. Volevo provare col drone, ma c'è un vento troppo forte. Porta via. Adesso provo però, perché almeno due piccole riprese. Ah sì. Due piccole riprese, vediamo se ci riesco. Che vista, ragazzi! Che vista! Che vista! Guarda che roba! Se c'era il sole veniva fuori. C'è. Adesso proviamo col drone, vediamo se riusciamo a tirarlo su, ma la vedo un po' dura. Lo perdi, sai? Magari lo tengo qua sopra, gli faccio fare un giro. Insomma, la discesa è un po' importante, eh? La discesa qui. Allora come sta andando la discesa, dai, tira un po', però, un po' impegnativa, ma noi si va, come si sale e si scende, certo, ecco qui, stiamo tornando indietro, eccoci in un paesaggio da Babbo Natale, sì. Stiamo tornando a casa, abbiamo fatto la parte della discesa più impegnativa, siamo arrivati in Forcella, abbiamo mangiato qualcosa e adesso scendiamo a bere una cioccolata calda. Sì, perché fa un freddo boia veramente. Sì, veramente. Cioè, l'estate, cos'era, una settimana fa 40 gradi. Sì, esatto. Adesso così. Proprio. Eccoci arrivati alla fine del percorso, tutti imbacuccati ancora, che fa freschetto. Un bel percorso, è abbastanza... Insomma, fino all'ultima parte è abbastanza facile, poi l'ultimo pezzo, avete visto, ci si inerpica un po', sì. Quindi poi anche nella discesa bisogna avere un attimo di cautela. È molto freddo oggi, comunque paesaggi bellissimi. Ci è dispiaciuto non ci fosse il sole, ci torneremo con il sole. Sì. Va bene, adesso noi facciamo fuori onda e andiamo a berci la cioccolata. Iscrivetevi al canale. Certo, questo me la sono dimenticata, dai, dillo, dai che... Ci mettete anche un like. Uno tanti, basta uno. Ok, dai, ciao. Alla prossima, ciao. Eccoci finalmente qua, guardate che meraviglia. Cioè, dai, dopo il freddo che abbiamo partito oggi. Sì, guarda. Insomma, è il minimo questo. Le mani. Sì, qui geoni. Le recce già, cioè, sale. Veramente, dai. Andiamo avanti, dai. Alla prossima.